Buon pomeriggio da Sersale per Sersale Trebisacce, e le squadre sono appena scese in campo ed eccolo qui il signor Daddato che ha dato il fischio di inizio del Sersale. Eccolo sul primo palo, sponda di Cassaro e colpo di testa alto, ecco il metronomo della squadra sersalese che lancia la palla in profondità e subisce un fallo. Calio si allarga, lascia l'incombenza, crediamo si appresterà a calciare proprio Nesticò. È una posizione più adatta per un calciatore che usa il sinistro. Vediamo chi batterà tra Dissa e Nesticò. Lascia, ecco il sinistro, infatti magico, bellissimo, e c'è una realizzazione. C'è una realizzazione, tra poco vi diremo chi ha realizzato, ma grande merito è di Diaz che con un sinistro liftato è riuscito ad aggirare la barriera, la palla è stata poi deviata e terminata sul palo. Si tratta appunto di Cabrera che è stato lestissimo ad approfittare appunto delle varie deviazioni e siglare questa rete che porta in vantaggio il Sersale. Cabrera, ecco ancora lui in azione, porge dietro verso, bel fraseggio, Curatelo verso Badibanga punta gli avversari, eccolo qui, una conclusione bellissima di Furlato, ve lo avevamo già osservato prima, il ragazzo è il numero 10, un fuoriquota, ma è dotato veramente di un calcio importante. Ancora una volta un lancio fuori misura di Nesticò. Contropiede del Trebisacce, palla verso Conè. Ecco qua Tassoni con una spregiudicata. Succede qualcosa di serio nell'area del Trebisacce. L'arbitro estrae il cartellino rosso. Un colpo quello subito in faccia, mi pare si tratti di Conè, gioca con un uomo in meno, dunque la squadra cosentina, palla verso il centro dell'area e sbroglia tutto Cagliò, autore finora di un'ottima prova, e la palla termina tra le braccia sicure di Tassoni e si conclude così il primo tempo. Il calcio d'inizio del secondo tempo verrà battuto dal Trebisacce, sul pallone il numero 7 Julian Leonori, ma vediamo che si ripropone ancora in avanti con un cross di Curatela, la palla finisce, la palla finisce sulla rete, non in rete per fortuna del Sersale, genuinamente il pallone, riconquista Leonori che viene atterrato da Diaz in maniera regolare per l'arbitro, ecco Diaz che avanza, palla al piede, il suo sinistro favorisce entrata in gioco, è pericolosissima, occasione molto molto interessante, è rimasto sulla linea di centrocampo a presidiare la difesa Scalise, liftato il corner di Nesticò che viene smanacciato da Golia, ecco il sinistro di Diaz all'indirizzo di fallo commesso da Leonori, ecco Cagliò verso Nesticò tira e respinge Golia abilmente verso la fascia laterale, ancora Cassaro che decide di sbrogliare tutto, semplificare con un lancio lungo, ecco palla ancora a Nesticò, lancio in profondità verso, ecco forse pericolosi Francisco, anticipo il portiere Golia ma veramente a un passo dalla porta fallisce clamorosamente, una conclusione di piatto che si stanno fronteggiando, ecco la palla liftata da parte di Nesticò, ecco, in maniera stretta con grande vigore, palla ancora una volta smanacciata da Golia, va di Banga verso Leonori, l'azione si sta sviluppando sulla fascia destra del campo, ecco Furiani che rientra sul sinistro, calcio verso rete e Tassoni con una parata difettosa però efficace riesce a ribattere la palla deviandola in calcio d'angolo, l'ennesimo della partita a favore del Trebisacce.
Eccolo qua, opera al sinistro verso la porta e Tassoni che interviene deviando la palla in fallo laterale, ma ancora una volta commettono fallo i calciatori del Trebisace. Sa ancora e sbroglia tutto con un bel calcio in avanti Scioscia. Il rilancio favorisce Francisco che punta l'area avversaria, solo due uomini davanti a sé, ancora Francisco, bravo Golia in uscita a ribattere il pallone, c'è Nistico che si è rimpossessato ma il portiere a terra e devo dire gesto di grande cavalleria da parte di Nistico che vedendo il portiere a terra ha mandato la palla in fallo laterale. Da applausi questo gesto davvero del giocatore sersalese nell'area del Sersale, palla liftata, bellissima l'uscita di Tassone, l'esperto attaccante del Sersale, calcio a lui, calcio, bel tiro di Ieraci che termina poco sopra la traversa. Badibanga perde la palla e ancora Diaz che la riconquista, Francisco può puntare nell'uno contro uno. Ecco qua, fa fuori il primo avversario, fa fuori anche il portiere, ma la palla termina sopra la traversa. Palla verso il centro, acrobaticamente, Scalise contende la palla, che viene però conquistata dal 14 del Trebisace, che si affretta a battere la punizione. Proverrà un pallone verso l'area avversaria, c'è anche il capitano Granato, palla lunga verso il secondo palo, colpita, c'è il gol del 6, sbrissa Massimiliano Sbrissa, l'esperto difensore del Trebisace che in zona Cesarini riesce a ristabilire le distanze portando in pareggio la squadra dell'Alto Cosentino. Sì. Palla rinviata da Diaz e triplice fischio finale